La mia squadra basket Arezzo conquista contro l'Invictus Livorno la terza vittoria consecutiva al Palasport Estra. La seconda giornata di ritorno finisce 77-55 per gli Amaranto. La SBA parte subito bene chiudendo gli spazi in difesa e innescando Kirlis in attacco. Dopo 10 minuti il tabellone vede l'Amen sul 20-11. Nel secondo quarto il momento migliore dei Labronici, che si riportano fino al meno 2, 30-28, sfruttando la coppia Melosi-Nicolai. Un parziale di 5-0 negli ultimi secondi prima dell'intervallo lungo con una tripla di Provenzal permette alla SBA di andare a riposo con 7 lunghezze di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi inizia un monologo amaranto, Livorno non riesce a limitare l'attacco aretino, il divario tra le due squadre si dilata in poco tempo fino al più 22 per l'Amen, con cui si chiude la terza frazione di gioco. L'ultimo parziale permette a coach Serravalli di far entrare in campo tutti i ragazzi a propria disposizione, con Bichi che segna il primo punto in Serie C dalla lunetta. La SBA tocca anche il più 28 a 5 minuti dalla fine, poi nessun canestro aretino, mentre l'Invictus accorcia chiudendo la gara, segnando 6 punti consecutivi che fissano il finale sul 77-55. Una vittoria importante che permette all'Amen di salire ancora in classifica e guadagnare i punti in chiave playoff. Poi domenica ci sarà la trasferta a Carrara con il CMC dell'ex Ramirez, terzo in classifica. Finalmente è arrivato Omar Serravalli al nostro microfono, l'aspettavamo da 3 settimane. Dopo 2 conquiste a Colle e a Fucecchio è arrivata la terza conquista qui davanti al pubblico aretino. Grazie ragazzi perché si stanno impegnando, perché mi hanno accolto bene e poi niente, poi alla fine il merito è loro, perché comunque si sono dimostrati delle ottime persone prima che dei giocatori e niente, mettano l'anima in campo e niente, li devo soltanto ringraziare perché comunque sono bravi nell'aspetto sportivo e nell'aspetto umano. Sinceramente un'ottima società organizzata bene, con un palazzo dello sport bellissimo, con fisioterapista sempre a disposizione. Niente, sono molto contento della società, dei risultati e di come sta andando in queste prime 3 settimane. Ora niente, aspetto una trasferta insidiosa a Carrara e niente, comunque insomma ecco, ce la metteremo tutta. Proviamo ad andare avanti con questa difesa che comunque in queste 3 partite che abbiamo fatto, una difesa consistente in cui difficilmente l'avversario riesce a superare 60 punti e se riesce a stare sui 60 punti subiti, ecco, le possibilità di vittoria aumentano.